E cari amici, l'isola dei gabbiani ci aspetta, stavolta pure siamo in gradevole compagnia. Cari amici, l'isola dei famosi, fatela all'isola dei gabbiani a Sommalombardo, provincia di Varese, rimarrete stupefatti, fantastico posto. Se non potete viaggiare, veramente questo è il luogo adatto. Cigno! Cignotto! Puoi venire? Ah. Cignottino, sì, sto parlando con te. Mi devi far salire le visual su YouTube. Ti va? Tu vuoi i pesci, eh? L'acqua è buona, però sì. Qui all'isola dei gabbiani. Gabbiani non ne vedo, vedo cigni. Tanti bei cigni. E cari amici, ripresa da lontano per motivi di privacy, un'incredibile famigliola si fa la passeggiata con le oche. Incredibile, Qua all'isola dei gabbiani. Cigno, metto, ci si rivede, sì, metto così, oggi qui all'isola dei famosi, potremmo dire, invece l'isola dei gabbiani. E gabbiani non ne vediamo, siamo riusciti ad avvistare un bellissimo cigno, e ciò che vedete poi, allora, alla destra il cigno è sottoscritto, spero proprio di sì, e poi alla vostra sinistra avete la diga foranea della nostra visita, per fare intendere che cosa in questa nostra visita? L'unione tra i mondi, quindi ciò che è sulla terra, ciò che è in cielo, sulla terra e sotto la terra. Ma sapete che in definitiva siamo tutti parenti, siamo tutti amici, parenti? Sapete che tra il cielo e la terra siamo tutti parenti? Perché questo cigno ci è venuto ancora una volta, per l'ennesima volta? I cigni volano anche, volano anche, e lui lavora per noi come comparsa, come buona comparsa, un cigno. Poi nel filmato, se riesco a montare tutto bene, speriamo proprio, speriamo in Dio, c'è addirittura una famiglia di persone normali, con le oche dietro a compagnia, cioè fanno la passeggiata insieme alle oche, e io faccio il filmato un po' insieme al nostro bel cigno. Poi di volta in volta vedremo il tutto. Praticamente dovrei andare però a spiegare di là ciò che sono le bellezze dell'universo. Signor, fatti vedere. Fatti vedere, mostrati di qua. Ecco, bene, bene. Adesso ti riprendo dal lato giusto, sei incredibile. Ed ecco che arriva la moglie incredibile, si fa trascinare dalla corrente, senza neanche... ci dorme sopra la corrente. No, no, ma riposa, così faccio vedere agli amici. Vabbè. Ma tu sei la compagna sua, noi l'abbiamo capito, Fate tutti credere di essere single. Però qualche turista che parte c'è, ce l'abbiamo. Lì c'è il sole, quindi adesso, vedete, lì è il sole dietro le nubi. Mi spingerò di là a continuare il video perché qua abbiamo vento. Abbiamo rumore, abbiamo sole, abbiamo tutto. Andiamo nella zona nord dell'isola. Ok, sempre qua l'isola dei Gabbiani, che giustamente siccome si chiama isola dei Gabbiani abbiamo i cigni e le oche oggi. Questi sono cigni, una coppia, il maschio, la femmina. Stanno lì a girarsi così perché tanto abbiamo poco turismo e addirittura la femmina si sta facendo una bella pennichella sull'acqua. Dormire sull'acqua, qualcosa di incredibile. Mettono all'indietro il collo e dormono sull'acqua. Incredibile per noi umani, per loro qualcosa di completamente naturale. Ecco, ecco, Cignetto si è fatta la pennichella. Dormire sull'acqua, meglio di una pubblicità dei materassi. Incredibile, Per noi umani, per loro assolutamente naturale. Vedete che qua è proprio lei, la femmina. Questa è la femmina e qua il maschio. Dormire sull'acqua, meglio della pubblicità dei materassi. E cari amici, la spiaggia sull'isola dei Gabbiani. Abbiamo incontrato però soprattutto dei cigni, oche, anatre, altri uccelli, dovrebbero esserci anche le folaghe. Oggi è una giornata un po' così e dovevamo assolutamente parlare di quello che era il contatto. Incontri alieni, parliamo quindi di creature extraterrestri provenienti dal cielo e creature intraterrene provenienti da sotto la superficie della Terra. Quindi accadde qualche anno fa, ci dà il caso che la vita sulla Terra, così come la viviamo noi, è rara nell'universo. Sovente si abita all'interno dei pianeti e non all'esterno. Ma sapete le cavità, le gallerie, le rocce? Benissimo, ma sotto in profondità sono abitate. Quindi noi vediamo le gallerie, vediamo queste grotte che vanno anche in profondità, però naturalmente non si riesce ad arrivare tantissimo in profondità. Solitamente si arriva a dei punti che ci sono dei gorghi d'acqua, cioè perché queste cavità in parte sono create dall'acqua che vi penetra e creano anche dei gorghi d'acqua, in quei punti non si può passare. Ma anche c'è una tecnologia che in realtà le cose che sono praticamente dei blocchi di pietra le rende fluide, quindi si può passare attraverso. Questa è la tecnologia solare, se vogliamo, cioè praticamente delle forze della natura, delle forze del sole, delle forze della luce. E chiaramente, ben venga, non siamo solo nell'universo e la mia storia è che ho avuto contatti con creature extraterrestri. Abito qua al fiume Ticino, io abito vicino al fiume Olona altro fiume della Lombardia, a Varese, in Italia, e lì ci sono anche vari avvistamenti di creature extraterrestri. E fatto sta che le creature dai boschi, perché qua chi ci vedrebbe, no? Un'isola deserta, ma chi ci vede in un'isola deserta? Chissà cosa potremmo combinare, naturalmente tutto a posto, però ecco che questi incontri avvengono in zone magari a volte un po' sperdute, come anche in una città, ma in periferia, vicino ai fiumi, vicino ai boschi. Benissimo. Questo contatto, io volevo sapere qual era il futuro del mondo, loro me l'hanno detto, ok, me l'hanno detto anche telepaticamente, e a un bel momento è avvenuto il contatto, è durato 20 anni, dal 1999 al 2019, con delle creature umanoidi, quindi simili a noi terrestri, però del pianeta Nibiru, chiamato anche Planet X. E quindi il futuro del mondo è quello che il loro pianeta Nibiru è una seconda, praticamente la stella Sole, è una stella binaria, il sistema solare è un sistema stellare binario, e c'è questa seconda stella, Nibiru, Planet X, che ogni 3600 anni ricompare nel sistema solare, sconquassando un po' quello che è la situazione, quindi aumento di terremoti stanno avvenendo, aumento di attività vulcanica, aumento delle alluvioni, piogge meteoriche, quindi tornado, tutte le situazioni del clima che cambia. E naturalmente questi messaggi li ho divulgati per 20 anni, però già verso il 2015-2016 così mi hanno fatto poi venire in contatto nel 2015 e 2016 con delle creature sotto la terra. Quindi io però, dovendo avere un affidamento in loro, affidandomi a loro, non potendo stare senza di loro, non posso stare senza di loro. A volte mi hanno detto: fidanzati, ti prendi la fidanzata, non pensare più a queste cose. Ma queste cose per me sono vita, quindi io non è che posso cambiare una fidanzata con delle creature. Le creature sono la vita, anche la fidanzata sarebbe la vita, ma sappiate. E quindi mi hanno affidato proprio gli Anunnaki, queste creature del pianeta Nibiru, si chiamano Anunnaki o anche Anunnaki, mi hanno affidato queste creature intraterrene, però delle quali ho conosciuto poco alla volta. Ho conosciuto all'inizio questa regina Sambala, perché loro mi hanno portato lì e c'era questa grande stanza, naturalmente come se fosse una grotta sottoterra, e c'era la stanza della regina. Sappiate, praticamente sono tutti regni governati da regine femmine. E praticamente, quindi, non potendo stare solo, perché comunque l'uomo, le donne, e naturalmente quindi le femmine, i maschi, hanno sempre comunque bisogno dell'aggregazione, stare insieme. Bene, quindi sono stato affidato a delle creature intraterrene che assolutamente non conoscevo, questo verso il 2015-2016, motivo perché le creature extraterrestri Anunnaki del pianeta Nibiru, Planet X, si stanno preparando a tornare sulla Terra. E quindi così. Allora, un bel momento, pian piano li conosco. non mi dicono bene chi sono, vogliono farsi conoscere di persona. Il bello di conoscere le creature, in questo caso intraterrene, non per sentito dire, ma di persona, come anche gli Anunnaki extraterrestri. Allora, pian piano, già tempo prima, verso il 2012, conoscevo il compagno di Sambala. Io sto parlando del regno di Sambala, che è uno dei, praticamente dei regni, sono tutti monarchici, sono regni monarchici, c'è la monarchia, e quindi però a capo di questa monarchia non c'è un re, c'è sempre, in tutti i casi ho visto, c'è sempre una creatura femminile e quindi un regno governato da una madre regina, da una regina madre. E praticamente non esiste denaro, quindi non esiste il lavoro, non esistono queste cose. Esiste che tutto lo dà la tecnologia, questa tecnologia che utilizza la luce, anche, quindi anche il calore della terra in questo caso. Siamo sottoterra, come fa a utilizzare la luce? C'è il calore sottoterra. Vi ricordate i geyser, i vulcani, tutto? Se il calore sottoterra si sfrutta. Ma la tecnologia ce l'abbiamo noi, figurati loro che sono avanti milioni di anni rispetto a noi. Quindi a un bel momento, pian piano conosco la regina di Sambala. Il compagno in realtà l'avevo conosciuto tempo prima perché io avevo un problema alla gola. Lui mi ha toccato la gola e venne a casa mia, Varese, mi toccò la gola. Appena mi ha toccato la gola sono stato bene, io stavo proprio poco bene con la gola. Poi che situazione abbiamo? Alla fine del 2018, quindi dicembre, a gennaio compare il loro figlio, perché quindi regina di Sambala al compagno, poi figlio. Compare il figlio e dice: Gennaro, ti aiuto io. Perché? Perché gli Anunnaki, in pratica, a livello di questo contatto, stanno preparando per tornare sul pianeta Terra quando il pianeta Nibiru a breve transiterà al perielio perigeo, sia perielio sia perigeo, tra i pianeti Giove e Marte. Non scontrerà contro la Terra, no. Tra i pianeti Giove e Marte transita. E in quel momento le creature extraterrestri Anunnaki scenderanno sul pianeta Terra e li incontreremo. Ecco perché vi sto preparando assolutamente. Non ci credete, dovete comunque prepararvi a questo contatto. Poi cosa succede? Quindi il principe però nel 2019, gennaio 2019, ci incontriamo assolutamente. Era un posto assolutamente che somigliava a questo, però la spiaggia era su una spiaggia di sabbia come questa, però di là c'era la luce sottoterra, capisce? Capite? Era una landa quella di luce, una landa di luce sottoterra. Al posto dell'acqua c'era una landa di luce, quindi un terreno, un territorio di luce, di luminosità. E mi dice il principe, quindi il figlio di Sambala, mi dice: ti aiuto io. Pensavo quasi così, aiuto io. E invece ecco che mi ha aiutato, naturalmente. Ecco una cosa importantissima: siccome queste creature extraterrestri sono tutti monarchi, quindi c'è la monarchia, hanno una regina madre, tutti i regni, anche gli Anunnaki hanno una regina madre, e si vive col sistema famiglia. Quindi la regina è la madre, il compagno è il padre, poi anche il figlio, Ed ecco che il figlio di Sambala, quindi il principe, ecco che mi dice: Gennaro, ti aiuto io, e mi ha fatto un dono segreto. In che senso segreto? Un dono di fede, Quindi un dono di fede significa che io per sopravvivenza devo riverire queste creature, e lui mi fa questo dono di fede. Quindi dal 2019, dal gennaio 2019, quindi da poco più di un anno, adesso siamo al 27 febbraio 2020, Gennaro Gelmini naturalmente, dall'isola dei Gabbiani a Sommalombardo, provincia di Varese, sul fiume Ticino. Allora ecco perché, questo dono di fede ci vuole? Perché semplicemente ci sono diverse situazioni. Allora, noi o le regine madri le vediamo come regine e quindi le riveriamo come regine, o se no in alternativa un dono proprio degli dei, di queste creature, di diverse religioni, ma in realtà religione ce n'è una sola, perché vedete che le religioni alla fin fine dicono tutta la stessa cosa. E quindi in realtà di religione ce n'è una, solo che perché ci sono tante religioni? Per andare incontro alle usanze dei popoli, in aiuto ai popoli, stare più vicino alle persone. Allora ecco una religione che stia vicino alle persone. Uno potrebbe dire, sono di questa religione, la migliore. Ce n'è una sola, in realtà le religioni dicono tutte la stessa cosa: c'è Dio, c'è la luce. Naturalmente senza luce, la luce dipende anche dall'oscurità. Ogni cosa ha il suo opposto. Allora la verità è che ogni cosa ha il suo opposto. Se non c'è una cosa opposta, quella cosa non è vera. Se è vera, quella tale cosa, qualunque essa sia, deve avere un suo opposto. Per esempio, sasso nero, sasso bianco. Se una cosa è vera, deve avere il suo opposto. Allora, quindi, io non potendo vivere così, giusto, benissimo, legarsi. Allora, avendo queste creature extraterrestri, Anunnaki, lontane per un periodo di tempo, si tratta di qualche anno, quindi arrivano nel 2020, quest'anno, sul pianeta Terra, bellissimo, fantastico, a breve. Quindi, dovendo però stare con qualcuno, finalmente mi hanno affidato questa famiglia. Non sapevo che tutti e tre fossero parenti tra di loro, li ho conosciuti ognuno in un momento diverso. Finché a un bel momento stavo in una stanza rossa. Loro hanno queste stanze rosse dove curano le persone. Io, figurati, ho avuto influenza, ho avuto tutto. Bene, la stanza rossa. Mettono queste stanze rosse e l'energia cura. Se volete stare veramente bene di salute dovete allenarvi, avere energia, d'allenamento, allenarvi, ok? E io cerco, siccome le aperture in queste stanze, dite pure per motivi di sicurezza, dite come volete, per motivi di sicurezza, no, perché la luce deve entrare ovunque. Se noi mettessimo una porta nel regno di Sambala, la luce che c'è da una parte non penetrerebbe, non andrebbe dappertutto. Quindi cosa succede? Questa luce deve, per entrare non ci vuole qualcosa che scherma. Io stavo mettendo delle cosine davanti, delle persiane, delle cosine davanti, per coprire un po', perché non mi piaceva avere due aperture in questa stanza rossa. Allora appena metto, diciamo così, questa palizzata, addirittura è arrivata la regina in persona, ha detto no, la devi togliere, non puoi mettere la palizzata, quello che era, cioè io avevo proprio messo dei blocchi davanti, non puoi metterli, qua deve penetrare la luce, deve entrare la luce, non puoi mettere niente davanti, non ti preoccupare perché tanto mi ha detto così, a te ti conoscono tutti, Gennaro Gelmini, anche di sotto, in cielo mi conoscono, ti conoscono tutti, quindi non ti devi preoccupare anche se passa qualcuno. Infatti queste stanze rosse comunque sono un luogo anche di passaggio, quindi mentre uno si fa un bel riposino nella stanza rossa, poi gli passa qualcuno vicino, qualcuno che dice ma io non lo conosco. La regina dice non ti preoccupare, siamo tutti fratelli, è tuo fratello. E quindi bellissimo, ma se ne potrebbe dire talmente tante che non finiremmo. Non basta il tempo che abbiamo. Comunque pian piano ho saputo, appunto da lì ho capito che la famiglia era un solo regno, perché la regina di Sambala dice no, ma anche di là appartiene a me, è sempre il mio regno, sottoterra, sia di qua, sia al di qua della stanza rossa, sia al di là della stanza rossa. Io non lo sapevo, io mettevo dei paraventi, la parola giusta è i paraventi, no, non li mettere perché non entra la luce, ma passano le creature, tanto ti conoscono, siamo tuo fratello, che passa nel senso la creatura, ma se la regina madre, chiaramente l'altra creatura che tu non la conosci, però sappia tuo fratello. La cosa più bella, fantastica, io mi rendo conto che non basterebbero giornate intere per parlarne, parleremo a tema, faremo video a tema prossimamente. La cosa bellissima è quando il principe mi ha detto, spiritualmente, intendiamoci, tu sei mio figlio, naturalmente il figlio spirituale. Si dice che il principe, cioè ovvero il figlio di Sambala, lo dica a tutti, si dice nel senso altri mi hanno detto, altre creature che abitano lì, hanno detto guarda che il principe lo dice a tutti. Però cosa succede? C'è gente, nel senso chi va lì, chiunque sia, anche i terrestri che vengono accolti in questo regno di Sambala sotterraneo, il principe dice sei come mio figlio, sono un figlio spirituale. Naturalmente però dall'altra parte noi che riceviamo ciò, questa informazione, quest'amore divino, chiaramente potremmo comportarci diversamente, potremmo non accettare. Io invece questo dono spirituale l'ho accettato assolutamente e semplicemente siamo uniti spiritualmente nelle cose più belle. Oggi così, oggi quindi è un video che vi presenterò la bella natura del posto. In effetti mi rendo conto che per parlare adeguatamente di tutto c'è bisogno di un video a tema, ma sarebbe un video di tante ore, bisognerebbe fare delle conferenze, non so. Ma il tempo è breve. Conoscerete le creature extraterrestri, stanno per giungere dal pianeta Nibiru, gli Anunnaki, umanoidi, anche le creature che abitano intraterrene del regno di Sambala sono sia umanoidi sia no, quindi naturalmente è una condizione, non è che siamo tutti uguali. Allora vediamo per esempio i cigni, non sono uguali a noi, eppure i cigni, se sapete parlare con loro, vi ascoltano. Eppure non sono uguali a noi, perché ci ascoltano, perché riusciamo a comunicare con i cigni. Ecco che le creature dell'universo, solitamente noi siamo una razza rara perché abitiamo al di fuori del pianeta, mentre sovente le creature, sia intraterrene ok, perché se sono intraterrene già lo dice il nome stesso, ma anche extraterrestri abitano all'interno dei pianeti. E allora come vedono per esempio l'amore? Ovviamente con le creature extraterrestri e anche intraterrene occorre ricordare essenzialmente qualcosa. Anche le creature intraterrene sono, diciamo così, eterne. Noi viviamo 100 anni. Loro riescono a rigenerare il corpo, come faremo in un futuro anche noi, nei terrestri, riescono a rigenerare il corpo e essere, diciamo così, eterni. Quindi il discorso sull'amore, però noi in 100 anni abbiamo fretta a incontrare la persona giusta, metterci assieme, mettersi su famiglia, perché 100 anni sono brevissimi in realtà. Mentre invece le creature, sia extraterrestri sia intraterrene, chiaramente avendo l'eternità, hanno un altro approccio con l'amore e col sesso, vero? E quindi sembrerà che loro assolutamente non lo praticano, perché non hanno il tempo dei 100 famosi anni di vita che abbiamo noi. Ovviamente solo il corpo muore e l'anima appartiene a Dio, quindi l'anima è eterna e in un certo qual senso anche noi siamo eterni. Ma noi non riusciamo a rigenerare il nostro corpo per adesso, loro sì, le creature extraterrestri e le creature intraterrestri. E quindi sono discorsi complessissimi, dovremmo fare una lungaggine, cari amici. Per adesso facciamo visita alla natura. La natura ci può aiutare ad amare. Uscite di casa e amate le bellezze della natura. Guardate che bello qui. E cari amici, la storia dell'umanità nasce dal pianeta Tiamat. Prima della Terra parliamo all'alba dei tempi, esisteva questo pianeta Tiamat tra Marte e Giove, tra i pianeti Marte e Giove nel sistema solare. Giungendo il pianeta Nibiru, ecco che c'è una collisione, si crea la fascia interna degli asteroidi e praticamente da lì si crea quella che noi oggi viviamo, il pianeta Terra, dove oggi noi viviamo. Pianeta Terra e la Luna, ma non più tra Marte e Giove, ma tra Marte e Venere. Allora quindi questa collisione non c'è più perché praticamente è cambiata l'orbita del pianeta Terra. Molto semplice. Abbiamo trovato ancora una bella giornata di sole, facciamo vari spezzoni perché l'altra volta c'era un po' di vento e mette gli spezzoni abbinati senza vento, in maniera che si senta, e sono per la seconda volta qui, in maniera che si sentano tutti gli spezzoni. Chiaramente, quindi, quando gli Anunnaki torneranno dal pianeta Nibiru, ecco che il pianeta Nibiru non scontrerà contro il pianeta Terra, perché noi non siamo più tra Marte e Giove, dove transita il pianeta Nibiru, ma il nostro transito intorno al Sole è tra Marte e Venere. Naturalmente ci sono delle ripercussioni, delle cadute meteoriche sul pianeta Terra in base a cosa? Praticamente transitando il pianeta Nibiru nella fascia degli asteroidi, alcuni asteroidi si muovono da quella fascia per forza, perché c'è il transito di Nibiru che va contro, quindi li sposta, e possono piombare e arrivare sul pianeta Terra. Quindi il pericolo di cadute meteoriche in relazione ai movimenti degli asteroidi, in relazione alla collisione col pianeta Nibiru. E ovviamente che succede? Proprio di ieri, la notizia, naturalmente state seguendo solo il coronavirus, quindi non seguite queste cose magari, la notizia di un asteroide 1988 RO2 che al 29 aprile 2020 può collidere contro il pianeta Terra. Abbiamo questo pericolo asteroidi. Oltre naturalmente l'attrazione gravitazionale del pianeta Nibiru, che provoca aumento dei terremoti, aumento alluvioni, aumento eruzioni vulcaniche, tornado, onde anomale e quant'altro, alluvioni, siccità, e così ci leghiamo. Naturalmente per tutto ciò che faccio assolutamente devo ringraziare il principe che dal 2019, cosa è successo? Ecco, devo spiegare questo, che taglio quell'altra volta che si sentiva troppo vento. Praticamente gli Anunnaki, dovendo tornare sul pianeta Terra, hanno detto bene, in questo periodo non ci sentiremo, quindi dal 2019. Gennaio 2019 arriva il principe, figlio di Sambala, e dice ti aiuto io, quindi un aiuto spirituale, e mi ha aiutato lui, quindi lo ringrazio immensamente, altrimenti chi lo sa, anzi certamente dal 2019 non avrei potuto continuare, non sarei potuto continuare a divulgare. Alla metà della prima settimana di febbraio 2020 mi sono sentito toccare proprio come con mano dietro la testa e ho ritrovato come la freccia di Cupido, ma non per forza per l'amore, per le cose buone che si vogliono fare per le persone, no? Per la società tutta. Allora, poi dietro questo tocco, quindi è vero, con chi stai così stai, se stai con gli angeli stai bene, è vero cari amici. Allora bene, questo tocco, mi sento toccare, naturalmente a casa mia, camera mia, sento toccare dietro la testa, allora vado, però non mi avevano spiegato, però dovevano essere arrivati gli angeli a toccarmi qua. Vado a vedere allora scientificamente e trovo che in pratica la ossitomicina è praticamente un ormone dell'amore, ma nel senso anche amore per il prossimo, intendiamoci, anche amore per il prossimo. Di cosa succede? Sono rimasto con le creature intraterrene nell'attesa che tornino gli Anunnaki, le creature del cielo, le creature di Nibiru, perché io solo senza quest'amore divino, nel vero senso della parola, non posso rimanere. E cari amici, dall'isola dei Gabbiani a Sommalombardo, provincia di Varese, oggi 4 marzo 2020, Gennaro Gelmini, una parte del video 27 febbraio 2020 e fantastica giornata, cosa vogliamo di più? Siamo riusciti con un po' di vento, quindi abbiamo fatto diverse ispezioni, a raccontare per la preparazione al contatto. Staremo tutti insieme, creature extraterrestri e creature intraterrene. Da Gennaro Gelmini, questo per oggi è tutto, un caloroso abbraccio e ciao cari amici, alla prossima! E le creature più incredibili dell'universo sono dei vegetali, degli alberi che per riprodursi sono freddi, gli alberi sono freddi, hanno caratteristiche, il tronco è freddo, i vegetali sono freddi, per potersi riprodurre le creature più strane dell'universo hanno bisogno del calore di animali a sangue caldo. Semplicemente chi abita in quei pianeti, per far sì che le piante si moltiplichino e quindi lui stesso possa mangiare, non è che deve mettersi a coltivare, semplicemente deve abbracciare gli alberi. Però io penso quante cose belle ci sono nella vita, quante belle cose. Ho trovato una roggia, perché è un torrentello, che non avrei mai immaginato. Passa da sotto e viene fuori qua. Questo è un altro fiume non indicato in mappa, a quanto pare. I grandiosi alberi, la foresta vera e propria, e la roggia, perché è un torrentello che esce un po' fuori e passa di qua.